ripeto, anche l'organizzazione di questo momento che ho voluto fortemente, ma che sono stato in dubbio di fare per evidenti ragioni, insomma, e vi ringrazio per essere venuti, ma davvero ho voluto farlo perché eravate tantissimi da salutare, mi faceva grande piacere, 5 anni sono lunghi, 5 anni si crede e si pensa di riuscire a non emozionarsi più come quando si è magari un po' più giovani, un po' inesperti, invece ogni volta è molto complicato, è molto difficile, ci sono degli affetti, ci sono delle emozioni. Gli anni di Busto poi sono stati, come insomma è evidente, sono stati difficili, sono stati anni complessi, che certamente si sono conclusi con questa opera. È un grande successo dell'Arma dei Carabinieri e dell'amministrazione locale, quindi non è certamente una cosa che mi riguarda, ma è una cosa che riguarda le nostre istituzioni. Vado via con una doppia faccia della moneta, vado via con grande malinconia, con grande tristezza, ma vado via anche con grande entusiasmo perché l'incarico che l'Arma ha voluto affidarmi è sicuramente. Immagino, anche se non mi sono voluto interessare il fondo delle vicende, è sicuramente quantomeno impegnativo. Dovrei ringraziare ciascuno di voi che mi lascia qualcosa e mi ha lasciato un pezzettino di ricordi, di cose belle, anche quando ci sono state diversità di opinioni, divergenze, che ce ne sono state in qualche circostanza. Devo ringraziare sicuramente il mio comandante, il colonnello Cappello, per questi anni. Sono stati anni in cui sarebbe stato facile a volte portare la barca in un porto sicuro, perché sarebbe stata come dire, la soluzione più facile. Il colonnello spesso con anche il suo approccio estremamente di estrema vicinanza e di estrema presenza, anche con una parola, anche con una a volte con un silenzio, a volte con uno sguardo, invece ci ha sempre indicato la strada giusta, la rotta giusta. Quando era più facile andare da una parte, il colonnello ci ha sempre fatto vedere qual era la cosa giusta da fare e di questo lo ringrazio, anche perché per noi è stato un insegnamento importante. È molto facile fare la cosa più facile. È sicuramente molto più difficile e molto più impegnativo fare la cosa giusta. Ringrazio il sindaco, permettetemelo, perché come dire, nella complessità di questi mesi, di questi anni, è riuscito a dimostrare come si possono fare le cose per bene nel nostro paese e non solo per la bellezza di questa struttura, che rimane ai cittadini, alla cittadinanza di Busto e rimane all'Arma dei Carabinieri, ma anche perché è stato, tutto quello che è stato fatto di contorno a questa caserma è stato fatto davvero per bene e davvero con delle persone straordinarie. Molti di voi hanno contribuito e ciascuno di voi nel proprio animo sa quanto e come per la buona riuscita non solo dell'inaugurazione, ma anche per l'eccellente funzionamento di questa struttura che non è facile da gestire. Vado via con un pezzo di Busto nel cuore, sicuramente. Porto via la mia dolce metà, che in questi anni è stata, come dire, sostegno. È una finta timida, poi quando è una bottiglia di champagne, quando poi togli il tappo, la sua timidezza si. Porto via la mia dolce metà che lascia la Lombardia, perché lei è lombarda. Ho cercato di convincerla con del Barolo, ovviamente, perché ho dovuto attenuare un pochino le sue rimostranze, ma in realtà, insomma, andiamo anche con lei con grande entusiasmo e con la nostra piccolina che non vedo più, che si sarà catapultata in bici da qualche parte. Grazie a tutti, vi porto nel cuore davvero, grazie infinitamente e vi ricorderò.
buongiorno a tutti, con molti ci siamo già salutati. Non potevo non venire a Booster Seats per salutare ufficialmente il maggiore D'Aleo, con il quale abbiamo già fatto abbondanti cene nelle quali occasioni ci siamo già ringraziati, però è importante dire due parole. Intanto la presenza di tante autorità europee, provinciali, comunali, di tanti amici, abbiamo qui anche Confindustria, abbiamo un po' tutti, dimostra quanto D'Aleo abbia fatto bene. Peraltro io non sono uno che poteva fare il diplomatico, nel senso che non regalo mai niente a nessuno per default. Questo ovviamente, come potete immaginare, talvolta mi crea qualche momento di minor serenità anche nei rapporti interpersonali, però alla fine, no? Quando uno va via, almeno sa bene, no? Qual è l'amico e qual è il nemico. Ecco, D'Aleo ho cercato di indirizzarlo nella stessa direzione. Maggiore D'Aleo, tra l'altro, ha un grossissimo problema: si porta dietro un cognome che nell'arma risuona nelle aule già degli allievi carabinieri per arrivare a quelli della scuola ufficiali, perché, come voi sapete, se qualcuno ricorda, è il nipote del capitano D'Aleo che è stato ucciso nella mia città subito dopo il capitano Basile dalla mafia, ed è stato ucciso perché era una persona estremamente ficcante nell'attività investigativa in un tempo in cui il mondo guardava ad altro, no? E aveva dimenticato che c'era un certo Totorina che già allora sviluppava attività criminale. Lui ha occupato questa posizione di comandante di compagnia in un territorio assolutamente difficile perché è un territorio altamente produttivo, fatta di gente per bene, dove però purtroppo ci sono, come avete visto anche l'altro ieri, ancora delle sacche che tentano di occupare spazi che spesso rimangono liberi per svariati motivi o tentano di sfruttare situazioni come quella economica, nella quale una parte della popolazione magari è sofferente, quindi approfittano di questi momenti. Lo ha fatto con grande serietà, lo ha fatto con grande impegno, e dico sempre che le cose non vengono da sole, no? Quando è ovvio che ci vuole anche, delle volte le condizioni devono essere favorevoli, però quello che ha fatto anche D'Aleo, oltre che in termini operativi, anche in termini infrastrutturali, di governo del personale, di rapporti con la popolazione, partendo dalla caserma, quello che ha fatto col sindaco Antonelli, che non possiamo non ringraziare io ogni, ma non perché io abbia, non ho particolari ovviamente motivi per farlo, se non quello di riconoscere una persona che stimo e di aver fatto quello che Busto dimostra sempre. Cioè, voi siete, questo è un territorio in cui la gente pratica, dice le cose e poi le fa, e siccome vi assicuro io vengo da tantissime altre parti d'Italia dove si dicono un sacco di cose ma se ne fanno anche molto meno, è ovvio che poi quando vieni in un posto del genere ti rendi conto che quando un'amministrazione comunale come Busto, che non è Milano, si impegna a riattivare un'infrastruttura di questo tipo, il merito non si può non dare al sindaco e al maggiore, perché è stato veramente impegnativo. Ma vi dicevo, questa è stata la ciliegina sulla torta di tutta una serie di attività che il maggiore ha portato avanti in questi 5 anni. Io avrei anche visto, nonostante quello che ho detto poc'anzi al sindaco di Castellanza, se fosse rimasto un altro anno non avrebbe tolto nulla a nessuno, e nel contempo il fatto che vada via deve essere di nuovo stimolo. Adesso vieni qui, Alessandro, non ti sappiamo il nuovo, la nuova, vieni, non, don't be shy, come dicono in inglese. No, abbiamo la collega che lo sostituisce, che ha questa grossa responsabilità di sostituire un maggiore che ormai era la seconda compagnia, che è molto più anziano, però abbiamo una collega che sicuramente ha tutte le capacità per poter far bene. Poi ciascuno di noi in questa professione comanda a modo suo, esprime l'azione di comando a nome suo, l'importante è l'obiettivo istituzionale. Faccio un'altra, diciamo, metto un altro punto di evidenza. Questo è stato un momento difficile per noi, per noi ufficiali in particolare, visto gli ultimi eventi che voi avete letto sui giornali. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna, il maggiore ha avuto la fortuna di avere, in questo caso posso autocelebrarmi, me che non gli ha chiesto mai arresti, e io ho avuto la fortuna di avere comandanti di legione che non mi hanno mai chiesto arresti, ci hanno chiesto esclusivamente di fare quello per cui
siamo stati formati, il carabiniere ancor prima di essere ufficiale, essere attenti alle necessità delle persone, fare attività di prevenzione, dare supporto alla gente. Quindi la collega parte sicuramente da questo punto di partenza, che è non il numero degli arresti, ma quello che lei saprà fare in termini di prevenzione, in termini di, come dire, prosecuzione sul lavoro fatto dal maggiore D'Aleo. I militari sanno che dovranno collaborare, perché quando vieni catapultato in una realtà come questa, seppur vieni da altre realtà complesse, cambi completamente vita, no? Quindi da parte vostra e da parte dei militari ci dovrà essere sicuramente una grossa mano di supporto, perché all'inizio tu quanti anni hai adesso? Non si dovrebbe chiedere a una ragazza, ma siccome è un ufficiale glielo chiediamo. C'ha 31 anni, quando arrivi a 31 anni in una nuova compagnia e non hai tantissime anni di esperienza, entri in un frullatore nel quale talvolta cerchi di trovare il pulsante per fermarti perché ti giro un po' la testa. Io sono certissimo che farà bene, lo dico senza ipocrisia. Avete anche la fortuna di avere un comandante di compagnia donna, che è sempre, come dire, motivo di orgoglio, vedo, per tutte le cittadinanze dove c'è personale femminile. Noi non facciamo differenze, nel senso che i nostri ufficiali, marescialli, appuntati e carabinieri di sesso femminile sanno che prima di tutto sono carabinieri. Infatti noi non usiamo il termine carabiniera, non ci siamo convertiti al ministra o avvocatessa, ci siamo rimasti nella tradizione del 1814, che non ci deprime il fatto, sarebbe capitana, sarebbe anche brutto, proprio solo in maniera sonora, proprio sarebbe brutto da sentire. Quindi noi gli auguriamo il meglio. Marco D'Aleo penso che tornerà ogni tanto a trovarci. Ci incontreremo da semplici cittadini della provincia di Varese, perché anch'io a breve, fra una settimana, lascio. Ho un altro collega che potrà fare sicuramente meglio di me. Dico questo perché quando uno sta, come diceva il sindaco Castara, quando si sta tanti anni, poi c'è sempre un po' il rischio di rallentare, no? Perché si è più stanchi, c'è la novità, si entra, faccio una battuta, del famoso delirio mistico operativo, no? C'è tutto io. Poi arriva un altro collega più giovane che ha una spinta maggiore e sa che tu sapevi tutto, però lui ne sa più di te, e questo fa bene, diciamo, fa bene un po' come nelle aziende private, no? Fa bene al nuovo amministratore delegato, fa sempre bene di solito all'azienda, giusto? Qui abbiamo, diciamo, e la stessa cosa varrà per Musso. Quindi grazie a tutti, grazie a Marco D'Aleo che ha fatto veramente bene secondo il mio punto di vista, grazie a voi che ci avete aiutato. Vi ricorderò anch'io nel mio piccolo come un esempio da prendere come comunità, perché quello che avete fatto per l'arma dei carabinieri, vi assicuro, non è una cosa comune, e soprattutto lo devo dire con grande onestà, senza chiedere niente in cambio, che è la dimostrazione che il rapporto che è riuscito a instaurare Marco D'Aleo con la cittadinanza è un rapporto di estrema fiducia, di estremo affetto. Di questo vi ringrazio veramente di cuore. Buon proseguimento.